Siamo qua con il mister feudale dell'Isca Calcio. Come hai visto questa partita? Guarda, io ho visto una buona partita su tutti i punti di vista, nel senso parlo della mia squadra, ha fatto una bellissima partita, forse il risultato ci penalizza un po' perché abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo avuto delle belle giocate, abbiamo tenuto testa a una delle candidate, diciamo, alla promozione. Sono molto soddisfatto, i ragazzi non posso chiedere più di quello che hanno dimostrato e di quello che hanno fatto. Purtroppo abbiamo incontrato pure una squadra abbastanza collaudata, rodata e quindi abbiamo fatto una bella, è stata una bella partita, ecco. Dirigente Zipro, com'è andata la partita oggi? È stata una partita che doveva essere chiusa nei primi 10 minuti, abbiamo avuto 3 occasioni nette, poi però non abbiamo sfruttato l'occasione, quindi non abbiamo giocato bene. Per fortuna abbiamo segnato alla fine del primo tempo e poi alla fine del secondo tempo abbiamo chiuso la partita finalmente dopo tante occasioni fallite. E rischiato anche un po' di prendere il gol dalla squadra avversaria e quindi prendere un pareggio. E per fortuna siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L'importante adesso è passare delle feste tranquille e riprendere di nuovo gli allenamenti e il campionato a fine, dopo l'Epifania.